Stefania Belmondo nel 92 ci aveva regalato il primo oro femminile della storia olimpica del fondo. Nel 2002, a Salt Lake City, a 33 anni, dopo migliaia di chilometri vissuti nel silenzio e nella quotidiana fatica, questa minuscola, immensa ragazza del cuneese chiude il cerchio. La piccola Stefi è diventata eterna. Chilometri a tecnica libera, partenza di massa si dice. Numero 3 per Stefania Belmondo, che teme sempre un po' il momento della partenza. Metà gara, Cepalova in testa con Stefania Belmondo ad inseguire subito. Sta molto bene Stefania Belmondo, è cosa che fa piacere vedere che i suoi sci scorrono veloci anche nei tratti di discesa. Passa in testa la prima volta che lo fa e prova il forcing in questo tratto di salita. Intanto ha perso un bastoncino, ha rotto un bastoncino Stefania Belmondo. Ha rotto un bastoncino Stefania Belmondo, ha chiesto il cambio immediatamente. Situazione di estrema sfortuna per lei, davanti c'è Gabriella Paruzzi, chissà se ci sono ordini di scuderia o meno. Straordinaria per Stefania Belmondo, corollata ancora una volta da quel pizzico e anche più di sfortuna, ma è ancora lì e rimane lì dietro a controllare. La Zutina è veloce, non velocissima. Belmondo altre volte ha saputo batterla ed ecco un finale all'unisono incredibile per la medaglia d'oro, la prima medaglia da assegnare alla edizione 19 dei Giochi Olimpici. Ancora questo tratto di salita. L'attacco, il forcing di Larissa Lazutina, resta sullo stesso ritmo Stefania Belmondo, è andata via un attimo di agilità. Lazutina davanti, Belmondo subito dietro, tornantino da controllare al meglio, da non perdere neanche un centimetro, infatti è lì e parte la volata. Stefania Belmondo, il tutto per l'oro, Belmondo scavalca, Belmondo davanti, Stefania Belmondo è davanti, la scavalcata se ne va, Stefania Belmondo, ancora pochi metri e la medaglia d'oro per Stefania Belmondo 10 anni dopo. Che bello 10 anni dopo, e con una cosa bellissima, una rimonta incredibile, il terzo posto di Caterina Neumannova. 10 anni dopo la medaglia d'oro per Stefania Belmondo, quando forse temeva di non più riuscire più a prenderla.